con la ragolina, loco. Vamo, garato, al tavolo 4. Para la bandana mattina col più ananas. Amici, vamo. Ma soprattutto amiche della Bandana Spineapple Crew, benvenuti, bentornati sul canale di Marco For Press. Io sono Marco For Press e questo è di nuovo Horizon Zero Dawn. Se avete seguito la serie principale vi accorgerete che c'è una piccola differenza nello schermo iniziale. Se avete seguito la blind run con Bad Mao prima che diventasse una guida muta, una blind run muta, non più sulla piattaforma viola ma direttamente qui su YouTube, vi accorgerete che c'è qualcosa di diverso, perché The Frozen Wilds adesso è incluso, perché mi è appena arrivato il giorno in cui sto registrando la versione disco rigido, la versione completa, l'edizione completa, la Complete Edition di Horizon Zero Dawn, e quindi ho pensato di finalmente andarci a giocare il suo DLC in attesa che arrivi comunque cross platform, e quindi lo giocheremo sempre qui su PlayStation 4, il suo sequel. Continuiamo e vediamo un po' cosa succede. Vi sarete anche accorti di quanto sono cambiate le thumbnail di The Frozen Wilds di Horizon. Le ho riportate, le ho allineate a questo Marco For Press 1.0, 2.0, dai, 2.0, 2.0. Ma ho delle succose novità. Il 2021 vedrà finalmente arrivare Marco For Press 3.0, con l'arrivo finalmente di tecnologie all'avanguardia che mi permetteranno non solo di streamare, ma soprattutto di creare contenuti qui per YouTube in maniera molto più professionale, dinamica e spero divertente, intrattenente. Ma adesso andiamo un po' a vedere in questi mesi, tanti mesi dall'uscita, dalla fine della serie regolare di Horizon Zero Dawn, ho imparato tante cose, ho pubblicato tante cose dalle quali ho imparato molto. Quindi questa serie, questo sequel della serie che si concentra su The Frozen Wilds, voglio allinearlo alle altre serie, a queste altre ultime serie, e quindi dedicare un video per missione principale e poi vedremo cosa fare con le secondarie. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Stiamo per cominciamo? Cos'è sta roba? Io non mi ricordo. Buono mercante caro. Scambio questo buono con qualsiasi mercante per i tuoi bonus. Ah, buono, dovrò trovarli. Missioni. Ah, intendo. Ah, ma ok, e questo qui. Ah, viaggiatrice. È roba. Ripara una macchina cavalcabile danneggiata usando i frammenti di metallo. Ah! Possibilità aumentata di ottenere pelle, ossa, lenti e cuori. Ah, non ho. Ah! Magari prima devo attivarle queste. Ah, bene. Ripara una macchina override usando i frammenti di metallo. Aumenta la capacità dell'inventario delle risorse del 20%. Sì. No! Ok. Terreni di caccia, ok, non importa. Ma io voglio fare The Frozen Wilds. Come si fa a fare The Frozen Wilds? Mi dice che è incluso. Io non voglio fare la missione principale. Come si disattiva missione?
queste le ho fatte tutte. Tutorial, no. Qui, oggetti dei Frozen Wilds. Progressi, diciamo, progressi dei Frozen Wilds. Come cazzo Carolina si fa? Completamento gioco 93-31. Ah sì, perché hanno fatto i terreni di caccia. Spostiamoci un po', vediamo cosa succede se andiamo ad esempio qui. Devo ricordarmi assolutamente come funzionano i tasti. Il combattimento dovrebbe essere classico R1 R2, però non mi ricordo per accavacciarsi. Accavacciarsi, cioè, ma, ah, tra l'altro stavo parlando proprio oggi mentre installavo il gioco e riscattavo anche dei codici per avere il digital artbook e il tema PS4 che devo mettere. Adesso i libretti di istruzioni, come li chiamano noi, i manuali di istruzioni dei giochi, sono limitati ad un fogliettino di plastica infilato dentro, che probabilmente in realtà è semplicemente il B-side della pubblicità del PlayStation Plus in questo caso. Movimento, levetta sinistra, cambio visuale, levetta destra, scatta L3. Usa focus R3, interagisci triangolo. Scivola chinati quadrato. Ok, capriola rallenta macchina cerchio, salta sprona macchina X. Tra l'altro c'ho la super armatura. Io direi che andiamo. Questo non mi ricordo se è un mercante o un terreno di caccia. Ruota delle armi. Ah, tasto L1. Freccia di precisione. Teniamo la freccia da caccia normale. Minchia. Non mi ricordo una cippa lippa. Ricarica. Mira L2, chiaramente. Colpisci mentre miri, R2, ricarica mentre miri, R1. Ciao amico. Ah! Tu sei un mercante. Come ho scoperto mercante? Sei un mercante carca? Cassa guardiana Nora, certo, adesso ci sono anche delle robe in più. Vendi? Non c'ho della roba speciale da venderti. Non c'ho quella roba carca da scambiare. Vabbè, questo poi magari me lo vedo off screen. Wow, quanta strada devo fare! Certo, se avessi. Facciamocela a piedi. E godiamo. Wow. Il Decima Engine. Dovrebbe essere questo, giusto? Quello che Guerrilla. Guerriglia. Ha imprestato carri armati. Ai nostri cari amici di Kojima Pro. Wow. Per Death Stranding. Santa miseria. Sì, in realtà le distanze sono molto inferiori. I'd do that again if it weren't so much work to get back up there. Qua ci sarò già. Qua probabilmente ci sono già stato. Non mi ricordo. Hai scoperto Falò? Dove? Cosa? Ma dove cazzo sono? Ma posso entrare dentro? Ma io qua ci sono già stato. Se non sbaglio. Però l'ho scoperto adesso il falò. Ergo no. Vabbè, se voi vi ricordate.
Is this the way to their territory? Sono molto contento di rigiocare a questo gioco. Se io... Oh, wow! Se io faccio questo... No, non mi lascio cadere. Voglio fare... Questo! Oh, mi ha tenuto! Oddio! Mi ha tenuto chiaramente vigliettatura. Sì. Bordo. No. Adesso niente più bordi. Logo. Nessuno. Comandi giorno non disponibili. Diamo io un po' di luminosità. No. E se no non mi si vede. Posso... Ritorno. Sì, ma ritorno da... Cioè, non è appoggiata a niente. Coraggio. Prode, sì. Il suo prode ritorno. Come se... Qual era lo zoom? Eccolo. Eccola qua. Non c'era la griglia. Eccola qui. La griglia che però tanto nelle mie thumbnail è completamente diversa. Oh mio Dio. È tornata lei. Sì, voglio uscire. Ok. Ci siamo fatti questa piccola digressione per scoprire insieme cos'era cambiato. Cos'è sta roba fluorescente bellissima, tra l'altro? C'è qualcosa qui. Ah, è un personaggio che ha una missione. Like you know this path, Hunter. Sì, è una persona che mi dovrà dire qualcosa. Non è un falò a cui posso salvare. Seems you're a long way from anything. Where does this trail lead? For me it leads south, away from the Banuk, past the Grave Horde. Banukai watch over me. This is the quickest way out of the cut, instead of going all the way through Osteram territory. And take it from me, you want a quick way out of the cut. I haven't even arrived yet. Why would I want to leave? Strange machine attacks? A curse on the mountain? It's enough to make me look forward to Meridian. You're going to Meridian? Yes. I was named an envoy to the Karja King's court. No one else wanted to do it. It's not so bad. I just recount the songs from Ban-Ur, and the Karja draw their funny little glyphs. I tell them of the machine's growing anger, and the Karja King still offers aid, even though he knows the Banuk will not accept it. What kind of strange machines? And what kind of curse? Machines tougher and crazier than anything in the south, I heard. Ovviamente, and smoke comes off the mountain like a funeral pyre all day and night. But like I said, I just pass through now. What sort of place is the cut? It's on the edge of everywhere. The edge of Ban-Ur, the edge of the mountains, the edge of other tribes' territories. It's suffered in the war with the Karja. But it suffered before that too. Life there is a test, to survive out on the edge. Not exactly homey. I can see why you'd want to move on. Home is what you carry in a roll on your back. Well, thanks for the warning. I'm curious about these machines, though. And the warning rolled off you. I understand. You adventurers are all alike. Good luck. Grazie. The pass is open, Hunter. You just need to follow it through the mountains. How will I know when I've reached the cut? You'll know. It's quite a view when you're not down in it. Eccola qui. La nostra missione secondaria nelle terre gelate, ovvero le Frozen Wilds. What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your desk. I'm surprised you're still checking up on me. I thought you had moved on. Well, forgive me for still being concerned with the fate of the world. Banuk shamans thread blue cables through their skin, right?
Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's not the past that concerns me, Eloy. It's the future, or possible lack thereof. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you do as you wish. Mm. Touching. Bravo. Ha capito come funziona. È cambiata, sbaglio, è cambiata anche la salute, che adesso è azzurra anziché rossa. E quindi queste missioni secondarie io immagino siano quelle di The Frozen Wilds. Infatti il nostro salvataggio ci ha riportato ad appena prima della missione finale. E anche nella storia siamo ad appena prima della missione finale, ovviamente. Nella trama. Infatti c'è Silence a parlare ancora con noi. Can't carry more. Forse volevo. This one's a new predator. I can see the heat coming off it. Vulnerabile. Al ghiaccio vulnerabile. Vediamo un po'. Cosa abbiamo noi di ghiaccio? Le frecce congelanti. Un attimo, che cosa abbiamo? Non abbiamo però più le bocce di ferro. Munizioni. Perché allora mi fate che non ce l'ho? Ah, perché non ho caricato l'arma giusta. Ah no, le bombe. Quelle sono le granate, giusto? Bomba esplosiva. Oh, 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 oh. Ma scusa, l'inventario... munizioni. Scusa, voi che cazzo siete allora? Vorrà dire che cambierò arma. Lancia trappole, no, che sarma crea trappole che detonano, no. Un lancia corde cimoniale realizzato con un raro metallo. I bersagli più grandi richiedono più corde, sì. Penso che userò questo a posto della... della mia cazzo di fionda. Sono dei serbatoi che sono vulnerabili alla perforazione. E se non sbaglio, aspetta, perché io c'avevo anche qualcosa che... non c'avevo qualcosa che assordiva? La vita in più quella? E che cazzo, non vedo. Ah, scusa. La salute è questa. E sta zitto un attimo. Ah no, la cosa azzurra è quella della mia armatura, è vero. Minchia, non mi ricordo proprio una favola. No! Dove sei? Thank you.
questo volevo fare io. Quindi dove sotto? Ah, questa era quella che mi piaceva tanto. Non so dove sono. Di merda. Ora se riuscissi a salire magari riuscirei a finirti. Non è ora che muori. Un po' concitate queste fasi. Queste prime fasi di gioco. Se rifugliamoci un attimo perché... A me questa mi piaceva. Questa mi piace tanto. Ah, forse c'ho bisogno delle munizioni sue specifiche. Ok. Non uno dei miei migliori combattimenti. Allora, ah, tra l'altro vorrei togliere il mio puntatore. Posso? Come si toglie? Rimuovi puntatore. Ah, ok, grazie. Adesso non mi serve più.
nelle terre gelate, esplora lo squarcio. Sì, per... ma erano galline quelle che ho sentito? Wow, il colpo d'occhio è veramente allucinante. That's a welcome, I guess. Ciao. Ah, Ivanuk. Voi non mi odiate, vero? Voglio dire, ho raccolto tutte le vostre statuine sparse in culo ai lupi nelle terre del... Wow. Lo dirò spesso e volentieri. If I blink, my eyes will freeze shut. You sure you'll be warm enough up here, Nora? Eh. I've worked up a sweat from the climb. Potresti avere ragione, brutta stronza. Scaldiamoci un po' in un falò che non ci fa salvare. Wow, l'aurora! E voi chi siete? You made it to the cut, Outlander. Not that you'll stay long. This is Song's Edge, biggest settlement in the cut. These are dangerous lands, Outlander. Deadly, even. Outlander. This isn't Ban-Ur, not quite. You've come on a dark day, that's for sure. You're a long way from the sacred land, Nora. You'll leave soon, I'll wager. Your body or spirit or both. This is Song's Edge, okay, biggest settlement in the cut. Santa Polenta, Mordor. Smoke rising from the mountain, and the village too. What's it for? Ah. Hai scoperto un incanto. Che ci sta a fa questa? Solo per mettere la lucina, che c'è che ci atterrano gli elicotteri. In times like these, we must not forget the importance of ceremony. The smoke from the mountain is worse today. A bad omen for the ritual. Già non si vede più. How are we to trust the chieftain after so many died under his chieftain? Command? Our shaman has abandoned us. Our chieftain has led our best to their deaths. Where should we find hope now? How are we to trust the chieftain after so many died under his command? Yeah, boy. Ray's been gone a long time. But she will return. I must believe she will return. You died on Thunder's drum. Your songs will not be forgotten. The young hunters have learned a lesson from Thunder's drum. Sometimes, loss is the price of survival. In times like these, we must not forget the importance of ceremony. Voi non mi parlate. Ah, Sushi. Ehi. A good omen for... no. I do not think that our hunter's blood is on Aratak's hands. He led them to a great challenge. That is all. Non c'era niente da lottare? Questa tenda è molto bella. Our chieftain has led our best to their deaths. Where should we find hope now? Aha! Casse. Non c'è un falò dove poter salvare. Must be something big going on.
Sì, sì, adesso ci andiamo. Adesso ci andiamo, eh. Prima però deprediamoli. Ultimo canto. Indaga sulla fonte. Trust Aurea, they say. She'll return to us, they say. And yet here we are, waiting. How are we to trust the chieftain after so many died under his command? Ma siete gli stessi di prima? Attivi. Aurea, che era il chieftain, il capo tribù. And I will stand with him. Get ready for a rare sight, Nora. Burgrind, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead. But not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye. A nasty business. All their best warriors. Lost. So they're getting a different kind of send-off. Wow. Che spettacolo. Eccola. Ah, no, sono vero, sono blu. Significa un cazzo che sono blu, vero? Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the daemon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk, our enemy. The daemon that frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Aloy. Aloy. I've been up here for two long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Aurea, spouting on about spirits and daemons up on Thunder's Drum. So they march their Werric up there, and half of them get slaughtered by machines. When Aurea vanished, I thought the crazy might have gone with her.
But no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin? Shut up. Like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered. Like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave. Or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo-jumbo. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Araya's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Dovrei trovarla, non vale. Good luck. What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. A land cold enough to crack teeth. Filled with wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced aid. Well, believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. And Araya is the one who spoke about this daemon? That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's Drum. And they believed him. But you don't. Look, I don't know what Araya found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because of the daemon. Or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Araya's not around to explain. She took off, and no one knows why. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Warwick chieftain. His voice carries a lot of respect. Not that you hear much of it. Man talks about as much as a dead fish. But when he and Araya came to town with their Warwick, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. Know what else I saw, Aloy? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. Esatto, me lo stavo domandando davvero. What are these Warwicks about, Bergrind? Some sort of tribe within the tribe? Yeah, not like our clans back home. You don't get born into these things. They hold tryouts. Prove your best at something and you might get a place. Some Warwicks come and go. Some last as long as melon. The whole Banuk territory, Banur, is just a bunch of the biggest, oldest Warwicks. I'm not sure if I'm less confused or more confused. Well, here's the sure thing. Each Warwick has a chieftain and a shaman. They make the decisions. All well and good, except the chieftains are hard-headed, and the shamans have their heads in the clouds. You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. Good location. Ripe for change. We were barely scraping by until this place started filling up for Araya. A great prophet is coming, they said. Ah, I heard prophet. Honest mistake. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through to enough of them. We could really put this place on the map. Or at least on a map. We? Me and my daughter. My assistant, Varja. My assistant and my daughter. We seem to get along better as business partners. Quella che abbiamo incontrato sotto? Her mother wanted me to show her a trade. She started tinkering with weapons. Say, when you need a break from this Banuk carry-on, stop in and see her. You're both, how do I put it, Women? No. Independent. Look for her at Long Notch, the easternmost Banuk camp. Okay, no, okay. Okay. I want to know more about this daemon. It's crazy talk, Aloy. Or there's something to it. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Araya.
She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rafts. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. Well, now I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrund. Don't mention it. I wonder if Aratok can tell me more about Araya or Thunderstrom. Maybe worth a shot. Join them. That free advice, Bergrund. For you, I'll give it twice. But next time, I'll start charging. See you around, Bergrund. Hope so. I like returning customers. Io direi che c'è un sacco di roba da fare. C'è anche una missione secondaria lassù, ma noi salviamo qui e ci vediamo nel prossimo video. Buonanotte e buone buone.